Quindi questa è la camera segreta. Davvero ben nascosta. Bene, ci siamo. La stanza segreta della setta è qui. È sempre stata qui. Entro. Posso lasciarti i miei vestiti? È meglio se lasci qui anche le tue armi. Non credo le vedranno di buon occhio. Che cosa ne dici? Terrificante. Bene. Torna da me quando avrai scoperto la verità. Mi raccomando, sangue freddo. Non fare niente di avventato. Avventato? Io? Chi ha pensato che questi costumi fossero una buona idea? Vorrei farvi notare una cosa. Al centro della stanza c'è la statua di un serpente gigante. E non è la prima volta che viene fatto riferimento ai serpenti per quanto riguarda la setta di Cosmos, il che secondo me è abbastanza confusionario per chi viene da Origins, in quanto sa che il serpente è il simbolo dell'Ordine degli Antichi. Questo crea veramente tanta confusione e può portare a pensare che in realtà siano la stessa cosa, ma no. Sei molto in ritardo. Per fortuna Deimos non è ancora arrivato. Chiedo scusa, è la mia prima volta. Una nuova recluta? Ti do il benvenuto. Ci sono molte persone qui. Tutti condividono i nostri ideali. Bene. Siamo qui per valutare la direzione presa dalla setta dall'ultima riunione. È passato molto tempo. E da dove arrivano? Vengono via terra e via mare. Ci riuniamo come una comunità. Qui non ci sono guerre, non esistono fazioni. Hai menzionato qualcuno? Deimos. Chi è? Imparerai a conoscerlo molto presto. È la nostra guida. Di certo crede di esserlo, ma no, è la nostra arma. Lui è difficile, ma svolge un ruolo importante per noi. Non invidio per nulla la sua posizione. Vado a parlare con gli altri. Grazie. Sì, sì, prima che arrivi Deimos. Chissà se riuscirai a parlare dopo. D'accordo, allora. Il miglior offerente ottiene la vittoria in un evento olimpico. E chi lo dice? Con la mia posizione posso influenzare ogni evento. Su, fai la tua offerta se non sei troppo codardo. Un carico di marmo per la vittoria degli ateniesi. Se è così semplice, allora offro 25 dei miei schiavi in favore degli spartani. Non scherziamo. Accetto solo monete. Già, già, dimenticavo. Le Olimpiadi fermano le guerre. Ma non fermano mai lo scambio di dracme. Perché non mi ascolti? Dimentica la madre, è inutile. Io ti ascolto. Ma stai sbagliando. Ora dobbiamo cercare il padre. Continuo a dubitare. Tu, ci serve una terza opinione. Perché dividere le risorse in cerca di una donna che non si trova? Se concentriamo gli sforzi, Atene sarà nostra. Dobbiamo eliminare i pericoli imminenti. Dobbiamo annientare Pericle. Non senza la madre. Non siamo abbastanza forti senza di lei. Non farti sentire da Deimos. Piuttosto, dovremmo dare la caccia al padre. Sappiamo chi è la madre. Metterci a cercare il padre sarebbe uno spreco di risorse. Che dici? Dare la caccia alla madre del campione o a suo padre? A nessuno. Hai un'idea migliore? La sorella, Cassandra. Lei è già nostra. Dobbiamo pensare al futuro. No, bisogna cercarla.
Ora, se volete scusarmi, mi serviranno altre informazioni per identificare questi membri della setta. Non possiamo avere dubbi. La setta deve decidere. Vi faccio notare un'altra cosa. Se precedentemente a casa della Pizia avessimo ucciso qualcuno o allertato le guardie, a quest'ora l'avremmo ritrovata in catene nell'angolino a sinistra. E invece Cassandra è stata brava, non si fa scovare, quindi la Pizia è al sicuro. Datti un contegno, Malaka. Sei un cazzo di maiale pronto per il macello. Lo farò, giuro. Lo ucciderò. Lasciami andare. Ti piace guardare, eh? Non stare con le mani in mano. Dai una lezione a questo miserabile insolente. Lo merita davvero? Che cazzo importa? Si fa quello che dico io. Non sono ammesse domande. Non ce l'ho fatta. Ma non ho paura. Non più. Se non riesci a uccidere un cazzo di artista, cosa farai quando ti ordinerò di uccidere un arconte? Lo farò. Lo farò! Ucciderò Fidia! Io non voglio. Beh, devi volerlo, cazzo! Perché lo dico io! Prendi! No, non ci penso neanche. Dai al codardo un'altra possibilità. Di che ti ha sorriso, fortunato bastardo! Per stavolta la tua pelle è salva! Mi avrebbe ucciso. È pazzo. Grazie. Vedi di stargli alla larga. Lo farò. Ma ha ragione. Andrò dritto ad Atene e non fallirò. Mai più. Ucciderò Fidia. Per ora è solo sangue, ma chissà, in futuro Deimos potrebbe pretendere la nostra carne. Su, forza! Fai la tua offerta! Io passo. Il sangue per la causa, non per il ragazzo. Fai il tuo sacrificio. Oh, mi dispiace. Non dobbiamo perdere di vista quello che la stirpe farà per noi. La stirpe? La madre, il padre, la sorella, i suoi consanguini. Ci servono tutti. Per usarli? Naturalmente questa informazione non è per Deimos. Sai quant'è irascibile. Ci farebbe pentire di averlo pensato. Non mi sfuggirà nemmeno una parola. Bene. E nessuno deve sapere che stiamo per catturare sua madre. E cosa ne faremmo di lei? Fossi in te abbasserei la voce. Sappi solo che verrebbe usata a dovere, a meno che non sia incontrollabile. Sai dove si trova? No, ma presto lo scopriremo, fidati. È il prossimo bersaglio della setta. Parlami di Deimos. Lui ci ha mostrato quello che sappiamo. Per la setta è uno strumento, un'arma. Non possiamo fidarci di qualcuno di così instabile per delle informazioni personali. Devo andare. Alle nostre ambizioni. Alle ambizioni. Sono qui. Cosa altro volete da me? Vogliamo che collabori. Vogliamo che tu obbedisca. Non chiediamo molto, vedi? Sì. Perché quella faccia? Sembra la maschera tragica di Melpomene. La tua famiglia è al sicuro. Per ora. Solo lasciateli stare. Non fategli del male. Dipende da te. Ma so che ti comporterai bene. Sai cosa li aspetta se non lo farai? Vi prego, non fatelo. Li uccideremo. Tua moglie,
tuo figlio. E allora quale sarà la tua ragione di vita? Non ne avrò. Esatto. Lettere da e per la setta. Per gli dèi, hanno contatti in tutto il mondo greco. Sono una minaccia più grande di quanto pensassi. Provo una sensazione strana verso la piramide. È coperta di pietre simili a quella di Elpenore. Avevi l'ultimo pezzo. Adesso è pronta. Ogni volta che la vedo, mi attira a sé e canta. Parla di potere. Chiama anche te, come fa con me. Sì, lo fa. Che cosa fai? Sei impazzita? No! Il grande guerriero non è nemmeno arrivato. Datti un contegno e tieni a freno la lingua, idiota! Mostra rispetto per la stirpe. Elpenore è morto. Uno di voi è un traditore. Il manufatto mi rivelerà chi. Tu! Ognuno di voi verrà messo alla prova. Tu, per primo. Vai. Tu. Alexios. Chi sei? Va! Tu, vieni qui!
Morto! Da adesso in poi inizierà la caccia alla setta di Cosmos. Io ho intenzione di mostrarveli tutti, anche se non sono particolarmente caratterizzati. È interessante notare che questa schermata di caricamento statica e noiosa ha questa caratteristica buffa che per ogni membro della setta che uccidiamo il pavimento si riempirà di maschere sanguinanti. Molto carino. Ah, sei viva. Li ho trovati. Hanno un esercito. Non di spartani o deliani, ma un esercito tutto loro. Non posso affrontare un esercito, Erodoto. Capisco. È peggio di quanto pensassi. E non è tutto. Hanno un'arma. Che tipo di arma? Un guerriero. Più forte e feroce di qualunque altro. Erodoto. È mio fratello. Torniamo ad Atene. Atene. Dobbiamo trovare mia madre. I miei vestiti. La lancia. Certo. La lancia! La setta di Cosmos chiama mio fratello Deimos. Ha usato un manufatto per vedere i miei ricordi. Cassandra, sei l'uomo che servo. Dobbiamo spiegargli cosa succede prima che sia troppo tardi. Hai mai sentito nominare Pericle? Pericle è il re del popolo libero di Atene. Re? Atene non ha un re. È Pericle a servire il popolo, non il contrario. Servire il popolo? Hai ragione. Non sembra proprio un re. Risparmiati i dubbi. Lui vuole porre fine alla guerra. Come tutti noi. Dobbiamo avvertirlo di ogni possibile forza in grado di ostacolarlo. Andiamo. Ad Atene. Danno la caccia alla mia famiglia, a mia madre. Devo trovarla. Hai la lama di Leonida. Comportati come lui. Se Pericle non metterà fine a questa guerra, moriremo tutti, compresa tua madre. Chi se ne importa della tua guerra? La setta vuole sterminare la mia famiglia. Hai un dovere verso il mondo greco. Entrambi ce l'abbiamo. Pericle deve essere avvertito. È mia madre. Che cosa dovrei fare? Se c'è un luogo dove troveremo informazioni su tua madre, è ad Atene. Come? Pericle si circonda delle menti più brillanti di Atene, e quindi del mondo intero. Ad Atene potrai compiere il tuo dovere verso la tua famiglia. Ma prima di andare, dobbiamo incontrarci al leone di Leonida alle Termopili. Leonida? Perché? C'è una cosa che devo scoprire. Potrebbe aiutarci a sconfiggere la setta e a salvare tua madre. Hai dimostrato che posso fidarmi di te, ma facciamo in fretta, Erodoto. Prima le Termopili, poi andremo ad Atene. Farò in modo che ogni membro della setta muoia per mano mia. La setta non è nulla senza di me. Persino gli dèi fuggono al mio cospetto. Inginocchiati o muori.
che serve la democrazia quando le dracme dominano il mondo? Cosmos esige di conoscere i segreti nascosti nel cuore degli uomini, per questo lo strappo alle mie vittime. Quanto vale una vita senza migliaia di altre che dipendono da essa? Gli schiavi ti comprendono meglio quando incidi le tue regole sul loro cranio. Il caos è la nostra forza. La battaglia sarà finita solo quando sarò l'ultimo a restare in piedi. Ho passato 20 anni in mare per poi scoprire che la mia casa era la setta. La via dell'inganno. Per questa strada il traditore ha condotto l'esercito persiano oltre le linee spartane. Su questa via mi sento come se anch'io stessi tradendo Sparta. Seguirò Deimos anche nell'oltretomba e porterò con me le mie orde. Per tutta la vita ho sentito racconti su Leonida. Non riesco a credere di essere finalmente nel luogo in cui si è fatta la storia. Le Termopili. Pare non sia possibile camminare qui senza sporcarsi i piedi di sangue. Qui è dove riposa Leonida. Vorrei averlo conosciuto. Se chiudi gli occhi, puoi quasi sentirle. Le loro grida di guerra, prima che l'ultimo di quei coraggiosi spartani morisse. Le loro voci si spensero quel giorno, ma la loro storia verrà narrata per l'eternità. Non mi hai portato qui per parlare dei caduti spartani. Cosa hai in mente, Erodoto? La battaglia delle Termopili echeggia nei nostri cuori, ma essere qui significa sentirla nelle ossa. Qui ci sono solo fantasmi. I miei pensieri sono per i vivi. Prendi la tua lancia. La mia lancia? Perché? Devo sapere una cosa. Ah!
Erodoto! Sto bene. Le leggende sono vere. Questa è la lancia di Leonida. Dov'erano gli alleati di Sparta? Gli Spartani non furono gli unici greci ad affrontare Serse e la sua armata. In molti si armarono e si prepararono a combattere al fianco di Leonida e ai suoi 300. Ma quando il possente re guardò nei loro occhi e vide la paura, li rimandò a casa. A me sembra follia, non coraggio. La Pizia predisse che Sparta avrebbe perso o la libertà o il suo re contro i persiani. Leonida fece la sua scelta. Che cosa accadde a Leonida dopo la battaglia? Serse era noto per onorare i guerrieri che si battevano valorosamente contro i persiani. Ma Leonida lo fece infuriare a tal punto che gli tagliò la testa e la conficcò su una picca. Seguì una battaglia feroce e i suoi resti furono reclamati dagli Spartani e sepolti qui. Ora però riposa nel luogo a cui appartiene. A Sparta. Che ne è stato del traditore, Efialte? Re Serse lo pagò profumatamente, ma tradimento genera tradimento. Fu messa una taglia sulla sua testa e morì come visse, da codardo. Sapevi che sarebbe successo? Non ero certo, ma lo sospettavo. C'è un luogo che credevo fosse solo un sogno. Finora. Una struttura curiosa sull'isola di Andro. Forme misteriose incise nella pietra. Non ho mai visto niente del genere. Vuoi andare ad Andro per mostrarmi delle forme? Nei miei viaggi ho sentito parlare di un'antica civiltà. Un popolo che venne prima. La tua lancia e quel luogo sono connessi. Hai nominato un popolo che venne prima. Di chi parli? Non erano dei, ma vivevano più dei comuni mortali ed erano molto più intelligenti. Ho visto le incisioni nelle grotte, strani simboli che sembrano indicare che è stata questa antica civilizzazione a creare l'umanità e a donarle il fuoco. Ma Zeus ha incolpato Prometeo. Già. Beh, forse la sua aquila ha divorato il fegato sbagliato. La lancia si è risvegliata di fronte a te, Erodoto. Mi fido di te. Tu mi capisci? Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutarti a trovare tua madre, lo prometto. Ma prima dobbiamo andare ad Andro. Ci vediamo alla mia nave.
Benvenuto a bordo della Drestia, Erodoto. Viaggerai con noi? Solo per un breve tragitto. Ho degli affari di cui occuparmi ad Atene. Mi sta aiutando a trovare mia madre. Gli dèi ti hanno fatto incontrare Erodoto e a me hanno fatto incontrare te. Operano in modi che non possiamo comprendere. Noi non possiamo che andare dove ci conduce. Forse hai ragione. Io ed Erodoto abbiamo anche dei nemici in comune. Come il Penore? Sì, lui faceva parte di una potente organizzazione chiamata Setta di Cosmos, che controlla il mondo greco tramite l'oracolo. L'oracolo? Impossibile! Apollo non lo permetterebbe! E ora sono sulle tracce di mia madre. Devo trovarla, prima di loro. E io credo che siano pronti a eliminare chiunque tenti di ostacolarmi. Per Hermes! L'oracolo è corrotto! E adesso questa setta! Sappiamo chi li comanda? Non lo so con certezza, ma credo che possa essere mio fratello. Tuo fratello? Per Zeus, che vita complicata che hai! Non ne parliamo. Ma non temere! Ora la setta di Cosmos ha tre nemici! E uno di loro combatte come Atena e scaglia saette come Zeus! Scateneremo l'ira degli dèi su di loro! È sempre così ottimista? Sempre! È per questo che mi piace. Che Poseidone ci porti ad Atene! Prima dobbiamo andare ad Andro. Allora, ad Andro! Da un po'. Dimmi. La tua lancia, dove l'hai trovata? Mia madre mi disse che l'esercito spartano la riportò indietro dalla battaglia delle Termopili. Perché riportarla a lei? Leonida era suo padre. Incredibile! E ti dà delle visioni. Forse cerca di guidarti e di mostrarti una via? Non solo. Mi aiuta in battaglia. Che vuoi dire? Io non so come descriverlo. È come se conoscessi in anticipo le mosse dei miei avversari, appena prima che le eseguano. Affascinante! È davvero strano. Ci sono dei rottami a portata! Ci avviciniamo all'isola di Andro, Cassandra. Sì, e potremmo visitare la tomba del più grande mirmidone, Achille. Io ero più emozionato dal fatto che Andro esporta uno dei marmi più costosi del mondo. È questo il luogo con le leggendarie rovine dell'antica civiltà di cui parlavate? Proprio questo. Cerca un grosso portale. Oggi gli dèi sono con noi, Cassandra. Il mare è calmo e i venti sono caldi. È splendido. Sì, amica mia. Certo che lo è. Rematori, rallentare! È qui. È una porta. Non ho mai visto una cosa del genere. Come faccio a entrare? Chissà se... Chi è là? Fatti vedere! L'esitazione altro non fa che portare... alla tomba, lo so, madre. Tu stai crescendo e la tua determinazione è molto forte, ma non agisci. Stavo per farlo. Lo so, ma sono momenti come questo a decidere ogni cosa. Avanti. La lancia di Leonida. Sei abbastanza grande. Forse la lancia di mio padre è un po' pesante, ma ora sei pronta. Ho sentito qualcosa! Oh! Questa lancia è magica! Racchiude un grande potere al suo interno. È appartenuta a una stirpe di eroi incredibili. Lo stesso sangue scorre in te e in me, in tutta la nostra famiglia. In tutti noi! Pensa a Leonida.
Aveva un grande coraggio e ha compiuto un sacrificio enorme. Tu possiedi il suo sangue e la sua stessa forza. Riusciamo a percepire certe cose intorno a noi. È il dono della nostra famiglia. Ma non tutti riescono a capirlo. Alcuni riconoscono il potere che abbiamo e vorrebbero averlo per sé. Cercheranno di portarcelo via. Non lo permetterò. Lo so. Tu sei una guerriera. Se andremo sempre avanti e se non ci volteremo mai, saremo invincibili. Arriva una tempesta. Allora forse è il momento di andare avanti. Madre, non ti ho dimenticata. Per gli dèi, chi ha costruito tutto questo? Come può esistere un luogo simile? Come potrei spiegare una cosa del genere a Marco? C'è un bagliore laggiù. Questa sagoma ha la forma della spada che Deimos aveva all'incontro della setta, che sia stata forgiata qui. Creazione attivata. Sincronizzazione, ritrasmissione, cronicità. Contatto. Deimos. La forgia. Lo sapevo, ti ho lasciato troppo nell'Animus. I tuoi parametri vitali sono critici. Non capisci. È la conferma che Cassandra non solo possedeva tecnologia Isu, ma poteva anche potenziarla. Immagina la potenza di quel bastone! Lo ammetto, sarebbe una scoperta incredibile. Ma sono un medico e devo verificare che tu stia bene. Ora riposati un po' prima di tornare da Cassandra. Non c'è tempo! L'abstergo potrebbe già essere sulle nostre tracce! E noi saremo pronti ad accoglierli. Se ti friggi il cervello, la nostra missione sarà finita. Lo dicevano che ci sai fare coi pazienti? Siamo una squadra. Ti copriremo le spalle finché non avrai finito di indagare. Lo so. Ieri Kyoshi ha reso sicuro l'attico e tiene tutto sotto controllo. Alanna è disponibile per fare ricerche storiche. E io sono qui per te se ti senti confusa dall'Animus. La mia psicologa. Dottoressa, come ti senti ora che siamo vicinissimi al bastone? Il bastone è importante, ma i Templari e gli Assassini hanno già trovato bastoni dell'Eden in passato. Nikola Tesla ne ha fatto esplodere uno in Russia, mi pare. Stavolta è diverso. Se quello che ho visto in Egitto è vero, questo bastone non controlla solo la mente, ma anche la materia. E il tempo. Immagina riscrivere le leggi dell'universo. La lancia che hai trovato è qui e non fa proprio nulla. La lancia è legata a una stirpe. Leonida, Cassandra e Deimos, cioè Alexios, erano intimamente connessi a essa. Ma sei sicura di poter usare il bastone di Ermete? No, ma se lo prendono i Templari non si fermeranno finché non troveranno chi possa farlo.
Allora, che ne pensi del mio nuovo Animus? Vuoi dire il nostro nuovo Animus? È roba dell'Abstergo? Che io ho modificato in ogni minima parte. È un prototipo di console Animus variante Brahman con capacità input-output potenziate al massimo. Ultra portatile, con più potenza di calcolo di NASA e CERN messi insieme. Vado a farmi un giro. Peccato non avere più accesso alla palestra dell'Abstergo, eh? L'iscrizione costa troppo. Chissà se i gemelli Fry riconoscerebbero Londra oggi. I tetti saranno gli stessi. Come va lì fuori? Bene. Nessun pericolo in vista. Lavorare ancora insieme è bello. I nostri metodi sono compatibili. Ce l'hai ancora con me dall'ultimo incontro con l'Abstergo. Mi dispiace, non sapevo che quelle colline in Quebec fossero così ripide. Ma ehi, i tuoi riflessi da Yakuza ci hanno salvato. Scusa, ex Yakuza. Siamo tutti vivi e le ferite sono guarite. È tutto ciò che conta. Certo, torno all'Animus e seguo la traccia lasciata da Erodoto per trovare il bastone. Ma ci sono un sacco di possibilità, un sacco di scelte. Non è facile prendere quelle giuste. Tu eri nella confraternita giapponese. Cosa faresti? Farei un passo alla volta. Osserverei prima di agire. Oppure ucciderei tutti e li perquisirei in cerca di risposte. La scelta è tua. Grazie per l'aiuto prezioso, Kiyoshi. Ti lascio al tuo lavoro. Farò rapporto se l'Abstergo si fa viva. Ho una visuale sul QG. Nessun pericolo in vista. Sembra Third Echelon. O era Fourth? Peccato essere andati via senza bere dell'altro caribou. Le aquile non sono male, ma una scimmietta sarebbe il massimo. Va? Il centro dell'universo, 400 a.C. Affascinante. Laila, riesci a credere che stiamo incontrando Erodoto in persona? Ci credo e come? Parla un sacco. Posso fare qualcosa per te? Quello che sto vedendo di Cassandra corrisponde alle tue ricerche? Ho impostato l'Animus per usare il libro come riferimento. Quel libro è un'opera perduta di Erodoto. Lui ha praticamente inventato la documentazione della storia. Le figure storiche corrispondono. Cleone, Pericle. L'opportunità di vedere il passato è il motivo per cui mi sono unita agli assassini. I più lo farebbero per giustizia o per saltare da un tetto all'altro, ma sì, anche la storia è interessante. Adoro la storia fin da quando mio nonno mi raccontava di suo nonno irlandese. Era un marinaio e un avventuriero. Io porto avanti la tradizione di famiglia. Mi sento così fortunata. La fortuna la si crea. Perché me lo ripetono sempre tutti? Ho incontrato Erodoto, ma non so molto di lui. È un genio. Le sue storie sono considerate il testo più importante della Grecia classica. C'è gente che ha basato la propria carriera sull'analisi delle sue parole da prospettive diverse. Vederlo nel suo mondo, camminare nella polis e... scusami, è praticamente il mio eroe. Ognuno ha i propri eroi. Yeah! Ti lascio al tuo lavoro. Se ti serve qualcosa, fammi sapere. Forse Odelin. Questo è uno dei rari momenti in cui possiamo vedere il PC di Layla e tutto quello che contiene. Perché sì, in Odyssey c'è di nuovo la roba che non puoi uscire dall'Animus quando vuoi, roba che io veramente non capisco considerando che in Odyssey
L'avevano rimesso, poi lo rimetteranno in Valhalla, poi in Mirage lasciamo perdere e così via. E quindi che cosa c'è in questo PC di Leila? Vabbè, ci sono in realtà delle robe che Leila avrebbe dovuto scoprire dopo, non sono stati molto bravi nello inserimento di questi file, tipo si parla di Aletheia quando ancora Aletheia non sai chi è, era la voce, per carità, Aletheia proprio anche nei sottotitoli c'è scritto... È anche la voce della macchina che potenzia la lancia di Cassandra. Però in questo momento non è che Leila sa chi sia Aletheia. Questa è una roba che verrà tutta dopo, quindi è un po' uno spoiler per il giocatore. Non parliamo poi dei file audio. E per fare più che altro un riassunto di tutte cose, ci sono delle email che Leila manda ad alcuni assassini per questa missione. Nel trovare la lancia di Leonida, eccetera. Ma questo gioco è ambientato nell'ottobre del 2018. E qui ci sono dei riferimenti dei fumetti di Assassin's Creed, più precisamente Uprising. Che cosa succede in Uprising? L'abbiamo detto mille volte anche durante le live con gli altri membri del salotto. In Uprising muore Giunone. E oltre a Giunone muore anche quella che sembrava la nuova protagonista totale, tombale, di Assassin's Creed, ovvero Charlotte de la Cruz. Quindi magari c'è Leila che contatta questi assassini, lei non sa che Charlotte è morta, sono tutti tristi, sono tutti feriti, che si devono riposare. E comunque in queste mail si vede come Victoria Bibo si aggiunge alla squadra. E poi in realtà queste mail, ora che ci penso, non è tanto per la lancia di Leonida, ma per un'altra missione prima ancora, che però forma poi questa squadra che vediamo, o che in alcuni casi sentiamo nel gioco. Quindi anche Kiyoshi Takakura, che appunto non vediamo, però stava comunicando con Leila. E poi abbiamo anche Alanna Ryan, che non te lo dicono chiaramente, ma con le cose che dice: mio nonno mi diceva che suo nonno era un marinaio irlandese, poi Leila fa la battuta sulla fortuna. Chiaramente il nonno del nonno di Alanna non era Shay Cormac, perché... non tornano i tempi, ma il concetto è quello, ok? Per farti dire, sì, lei è una discendente di Shay Cormac, fanservice, applaudi, cosa che comunque io ho apprezzato e ho anche applaudito. E poi tanti discorsi sempre su la realtà è una simulazione, tutti discorsi che erano iniziati con Origins, ma purtroppo, come vi ho detto nel replaying precedente, appunto quello di Origins, tutta sta roba qui in Valhalla non avrà più granché senso, quindi mi sembra anche inutile parlarne. Purtroppo, peccato, perché erano dei discorsi molto interessanti, invece in Valhalla hanno semplificato il tutto in maniera abbastanza indecente, se posso dire. Sei sicura di voler rientrare nell'Animus? Ho idea che starai lì dentro per un bel po'. Sì, sono pronta a tornare da Cassandra. Ok, sarò sempre qui con te. Ora la mia lancia è più forte. La setta non ha speranza. Beh, Erodoto ne sarà felice. Qualcuno è stato qui molto tempo prima di noi. Leonida sapeva di questo posto? Dobbiamo parlare! Non è stato difficile trovarti. Sei venuto da solo? Stai bene? Alexios! Sei vivo! Non mi toccare! Dai, fratellino, devi raccontarmi tutto.
Che ti è successo? Non devo raccontarti niente. Io non ti conosco. Beh, io conosco te. Non fa niente. Ci sono cose più importanti di cui parlare. Hai ragione. Come la trovata del manufatto. Hai attirato la mia attenzione, se è quello che volevi. Cosa? Il manufatto ha mostrato la verità. Siamo fratelli. E siamo sopravvissuti a Sparta. Sì, ha mostrato la verità. E ha confermato quello che già sapevo. Che mi hai buttato giù da una montagna! Credi che sia così semplice? Su, Alexios, parliamone. Smettila di chiamarmi così! So cosa accadde quella notte! Giusto, Deimos. No, lui non posso dire di conoscerlo. È un semidio. Venerato e temuto dalla setta. E da tutto il mondo greco. A me sembra pura fantasia. È stata la setta a farti credere a questa storia. Fossi in te, chiuderei quella bocca. Se non vuoi che lo faccia io. Non l'hai fatto quando ne hai avuto l'occasione. Non lo farai nemmeno ora. È un'idiozia. Dobbiamo trovare nostra madre. Non mi interessano le rimpatriate. Voglio solo sapere cosa credi di fare. Quello che fa la tua setta. Cerco Mirine, nostra madre. Non cercano lei. I tuoi amici non la pensano così. Lei è il loro prossimo bersaglio. Se mai la cercassero, sarebbe per ucciderla. Ma se non sai dove si trova, significa che ha abbandonato anche te. Davvero triste. Anche se siamo stati abbandonati, siamo sopravvissuti. Possiamo riportare le cose come erano. Dobbiamo solo trovarla. Alla setta non importano i sentimentalismi. O la famiglia. Il suo unico scopo è il controllo. Se cercano tutti noi, hanno una persona in meno da trovare. Ho ucciso Nicolao. Ma guardati, fai tanto la moralista, ma poi sei esattamente come me. Non mi importa di ciò che pensi. Troverò Mirine. Fa la cosa giusta. Vieni con me. Cosa? La cercheremo insieme. Potresti aiutarmi. Oh, credi che l'amicizia sia la risposta? Io e te come due bimbi smarriti in cerca della mamma. Sei così debole. È responsabilità, non debolezza. Non abbandonerò la mia famiglia per vendicarmi. Responsabilità? Non farmi ridere. La setta ha un piano e non si lascerà ostacolare da gente come te. Dare la caccia a tua madre non gli basta. Non siamo rapitori. Siamo politici. Chi non sta con noi è contro di noi. E pagherà per i suoi errori. Come me. Come te. Ho sentito che vuoi andare ad Atene. Quando sarai là, di a Pericle e alla sua feccia elitista, che i prossimi sono loro. La setta ha lasciato in vita Mirine e Nicolao. Perché ucciderli ora? Perché tu vivi. Sei tu la causa. La setta è potente, ma i suoi membri sono mortali. Io ho il sangue degli dei, perciò pensano che lo abbia anche tu. Ma scopriranno quanto si sbagliano. Darò la caccia alla setta, sappilo. Hai visto quanti siamo. Hai visto di cosa siamo capaci. E credi ancora di avere una possibilità? Sfidami. A quanto pare avere fegato è una cosa di famiglia. Dici che abbiamo lo stesso sangue. Vediamo che cosa sai fare. Oh, ci siamo ritrovati, fratello. Ti ho detto di non toccarmi. Deimos! Malaka, Erodoto non ci crederà. Devo dirgli cos'è successo. Allora, la leggenda era vera? È stato magnifico? Che ti è successo? E la tua lancia? Calmati, Erodoto. La mia lancia è più forte ora, lo sento. Avevi ragione, c'era una specie di manufatto. Mi ha mostrato una visione. Di me e mia madre. Allora, l'antica civilizzazione è reale. Cassandra, non hai idea del potere che possiedi.
ed è tutto racchiuso nella lancia di Leonida. Non è tutto. Deimos mi ha seguita. Mi ha detto che la setta si sta già muovendo. Ci stanno cercando. La mia famiglia, Pericle. Perché dirtelo, se non per attirarti in trappola? Non importa. Dobbiamo andare ad Atene e avvertire Pericle. E dobbiamo trovare mia madre prima di loro. Allora raggiungiamo la Pnice. Se è Pericle che cerchiamo, lo troveremo lì.